Bentrovati a Zoom In, oggi parleremo del mondo dei Rom, da sempre oggetto di sospetti e vessazioni, di cultura Rom, lo faremo con il nostro ospite che è qui con noi, Santino Spinelli. Grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi per l'invito. Santino Spinelli è il primo Rom laureato, il primo Rom ad ottenere una cattedra universitaria e anche un nome d'arte, Alexian. Ecco, musicista, compositore, poeta, saggista, ha due lauree. Ecco, la Permettetemi mia. un saluto in caloroso e fraterno in lingua romani, Budbacht tasastipè, che tradotto letteralmente significa qualcosa come che voi possiate essere sani e fortunati. Ecco, bene, Noi bellissimo. cominciamo Cosa fraternamente. significa essere Rom? Significa essere portatori di una cultura millenaria, certamente diversa e certamente non conosciuta per quella che vale realmente, perché questa cultura viene mistificata, viene, come dire, identificata con la cronaca e non con appunto con le espressioni artistiche, culturali, va bene? Quindi è un mondo, quello romano, transnazionale, paradigmatico, è un mondo che si estende su tutti i continenti, è presente in tutti gli stati d'Europa ed è presente in tutte le regioni italiane. Ecco, ed ha una cattedra universitaria. Insegna lingue e processi culturali. Che cos'è Interculturali. interculturale? Che cos'è A la chi? cultura Rom? La cultura romaniera, ripeto, è fatta di tante cose. C'è una lingua che deriva dal sanscrito e la lingua romania appartiene alle lingue neoindiane, si arricchita poi degli imprestiti dei popoli che noi abbiamo attraversato. Va ricordato che i Rom provengono dall'India, l'India del Nord, l'attuale regione Punjab, Rajasthan, la valle del Sindh, l'Uttar Pradesh di oggi. Attraverso la Persia, l'Armenia, l'impero bizantino, i Rom nel 1400 arrivano in Europa e i miei antenati arrivarono negli Abruzzi, Abruzzo e Molise, e quindi siamo all'inizio del 1400 e qui in Abruzzo praticamente siamo rimasti. Bene, e invece la musica Rom, che sei anche Certo. musicista, compositore, La musica che romania ha cos'è? affascinato da sempre, fin dal 1400, quando non c'era ancora la radio e la televisione. Ecco che la musica romanì è stata abilmente sfruttata da grandi compositori. Va bene? I Rom giravano di piazza in piazza, di castello in castello, di città in città, portando questa musica diversa che nutriva e ispirava i cosiddetti musicisti colti. Ma soprattutto in periodo romantico, quando si afferma il concetto di nazione, di folklore locale, di radici culturali, il concetto di libertà. Ecco che i grandi compositori europei, e parliamo del fiorfiore dei compositori come Liszt, Brahms, Schubert, più tardi Ravel, Debussy, Mussorgsky, Tchaikovsky, Dvořák, Béla Bartók, quindi dal romanticismo in poi una schiera infinita di musicisti che attingono a piene mani da questa tradizione musicale e pongono la musica romanì nella cosiddetta musica classica. Perché secondo lei l'onestà dei Rom è clandestina in Italia? Ma perché praticamente la politica ha deciso di dividere, di discriminare, la politica ha deciso a priori di come dire, evitare l'inclusione e si preferisce l'esclusione. L'esclusione che costa tantissimo, molto più dell'inclusione, e parliamo in Europa di oltre 11 milioni e mezzo di persone e parliamo in Italia di 170.000 persone che se fossero incluse e se fossero messe nelle condizioni di poter rendere economicamente, sarebbe insomma una grande risorsa. Quindi lei non crede che chi vive nei campi nomadi sia per loro una scelta di vita? Assolutamente no, è una, come dire, è una scelta indotta, se vuole, nel senso che coloro i quali oggi vivono nei campi nomadi, ieri vivevano nelle case, tutti nelle case, ci tengo a sottolinearlo, nell'ex Jugoslavia o in Romania. Va bene? E in Italia vivono di espedienti e sono costretti a vivere nei campi nomadi, che nella ripugnanza ricordano Auschwitz, ricordano i campi di sterminio, però nessuno ricorda che oltre mezzo milione di Rom e Sinti sono stati barbaramente massacrati dai nazifascisti. Il concetto di Porraimos è ancora sconosciuto, è l'equivalente della Shoah. Tutti sanno cosa significa Shoah, nessuno sa cosa significa Porraimos. Ciò sottolinea il fatto che gli ebrei sono stati risarciti economicamente, socialmente, culturalmente, i Rom no.
Il rapporto europeo dello scorso anno, cui lei ha preso anche parte, denominato Vivere Insieme, sì, ha ad oggi portato qualche cambiamento? Ma c'è una maggiore sensibilità sicuramente nei confronti di, diciamo, del mondo rom. Il problema è che l'Europa emana continuamente leggi, che sono però raccomandazioni o proposte, va bene? Sono risoluzioni che però non vengono e non obbligano, praticamente non vengono applicate perché i governi non sono obbligati a, come dire, attuare quelle risoluzioni o quelle raccomandazioni, per cui quasi sempre vengono disattese queste leggi, perché ricordiamo che i Rom rappresentano la prima minoranza etnica in Europa, con oltre 11 milioni e mezzo, ripeto, di persone, quindi una nazione grande quanto il Belgio o la Grecia, che è ancora, diciamo, questa popolazione viene ancora discriminata per il solo fatto di appartenere a questa minoranza etnica. Rom, Sinti, Calais, Manouche e Romani Chals, 5 grandi gruppi che formano questo mondo transnazionale, e che ogni gruppo ha nel proprio interno centinaia e centinaia di comunità diversissime fra di loro. Purtroppo vengono massificati con un eteronimo, Zingari. In realtà io sono rom, sono zingaro, esattamente come un italiano all'estero quando viene, come dire, vuole essere offeso, viene chiamato mafioso. Cioè, ma l'italiano sa di essere italiano, non mafioso, ho reso l'idea. Allo stesso modo un rom sa di non essere zingaro, ma rom. Oggi 12 aprile è anche a caso, perché non avevamo organizzato questa data, è anche la giornata mondiale dei Rom. Si festeggia esattamente l'8 aprile, solo che quest'anno è coinciso con la Santa Pasqua, per cui in Italia si festeggia oggi, 12, infatti questa sera a Roma ci sarà un concerto organizzata da Amnesty International, che voi sapete, insomma, difende i diritti umani, e dove sarà presentato anche un doppio CD per promuovere la musica romani, va bene, l'arte romani, c'è un brano mio in questo contesto internazionale, c'è anche un videoclip sui diritti umani che sarà presentato questa sera a Roma al Brancaleone. Bene. Invece torniamo un attimino alla querela di pochi giorni fa, sì, un mese fa, mi pare di ricordare il 20 di marzo, tra Di Primio, il sindaco di Chieti, e Zeman. Ecco, come l'ha coinvolta? Ma l'ha coinvolta perché mi hanno chiesto a me, insomma, il mio parere. Io credo che in un paese veramente civile espressioni di questo tipo, di stampo razzistico, andrebbero sanzionate. Queste espressioni andrebbero sanzionate, o quantomeno in un paese davvero civile il sindaco si sarebbe dovuto dimettere, ok? E invece viene fatto passare come una battutaccia, e questo è l'indice, sottolinea il grado di civiltà della nostra società. Vorrei ricordare che il razzismo è un reato, va bene? Così come i campi nomadi sono un crimine contro l'umanità, perché sono espressioni di segregazione razziale e di apartheid. Viene fatta passare invece da certa politica, da certa stampa, come espressione culturale, come se i Rom volessero vivere in questo modo. Vorrei anche ricordare e sottolineare che i Rom mai sono stati nomadi per cultura, ma la mobilità è sempre stata coatta, figlia diretta della repressione e della discriminazione. Ecco, lei è stato il primo Rom laureato, però ad oggi ce ne sono tanti altri. Tantissimi, per fortuna. Come ci sono tanti Rom famosi, vogliamo ricordarli magari. Ma come no? Zlatan Ibrahimovic, per esempio, Riccardo Quaresma, Michael Ballack, Gerd Müller, il grande goleador, Felix Magath, Charlie Chaplin, Yul Brynner, Rita Hayworth, Moira Orfei, sono davvero tanti, non so, Gypsy King, Juan King Cortez, sono davvero tanti musicisti, soprattutto nel campo dell'arte, ma anche dello sport, i pugili. Per che squadra lei? Io sono milanista. So che purtroppo il calcio divide, mentre la cultura unisce. Il calcio divide. Io sono milanista prima di Ibrahimovic. A proposito di cultura, Rom,
che lei poi ha già presentato il libro, che ho qui con me, Rom Genti Libere, e mi ha chiesto, io lo faccio, di presentarlo così come viene presentato, come è stato presentato da Monio Vadia. Ogni persona per bene deve sapere ciò che in questo momento si consuma contro i nostri concittadini europei, Rom estinti anche attraverso la falsa retorica dell'emergenza, con il suo corredo di stanziamenti comunitari che spesso riempiono le tasche di chi sfrutta e strumentalizza la logica dell'emergenza stessa. Questo libro dovrebbe essere letto e meditato da tutti, dovrebbe stare in ogni biblioteca e libreria, dovrebbe essere studiato nelle scuole di ogni ordine e grado. Santino Spinelli, Rom italiano, professore musicista, offre alle nostre coscienze un dono prezioso, facciamone buon uso. Ecco, la presentazione poi... Ma di Moni, certo. Moni da sempre è stata la voce di Rom quando noi non avevamo voce. In tempi non sospetti, da più di 20 anni Moni parla della cultura romanì in prima persona e lui ha capito prima degli altri che essere carini con gli ebrei oggi è troppo comodo, perché le stesse persone che sono carine oggi con gli ebrei, appena c'è la possibilità, trasformano questo loro atteggiamento in qualcos'altro. Per cui lui ebreo sa perfettamente il pericolo ancora che si corre, allora e si è sempre schierato dalla parte dei più deboli da questo punto di vista, perché sai, noi con gli ebrei non abbiamo condiviso soltanto i campi di sterminio ma anche le segrete della Santa Inquisizione, noi siamo stati i diversi per antonomasia, per cui la politica da sempre ha preteso di dividere le persone e di discriminare, e noi viviamo e noi subiamo gli effetti collaterali della discriminazione, va bene? E quando invece le persone si incontrano, si guardano nell'anima prima che negli occhi, tante cose vengono superate, tanti stereotipi, tante negatività sicuramente si tende a superare. L'integrazione è come l'amore. L'integrazione intesa in termini di interazione è come l'amore, si fa in due. Va bene? Il problema è che oggi nessuno conosce la cultura romanì, anche i plurilaureati italiani, gli intellettuali italiani non saprebbero indicare un solo autore, una sola opera di un solo artista rom. E questa la dice lunga, cioè nessuna persona di cultura oggi saprebbe esprimersi in lingua romanì o saprebbe dire una frase in lingua romanì, e questa la dice lunga. Dopo 600 anni i Rom sono realmente sconosciuti. Ecco, questo libro dovrebbe favorire il punto di incontro, la conoscenza e il superamento degli stereotipi negativi che impediscono poi la correlazione. Ecco, quindi facciamo rivedere la copertina, questa, lo si trova. Della Dalai Editore, è la prima volta che ecco, un rom viene distribuito e pubblicato da una grande casa editrice. Certo. Anche questo insomma è un record, abbiamo impiegato purtroppo 6 secoli. È un segnale importante anche. Certamente di apertura e è un fatto di civiltà, però 600 anni. Cioè, e questo è il grosso problema. Siamo estremamente in ritardo. E come diceva Moni nella prefazione, perché è successo questo? Cioè, oltre alla politica, che ha bisogno del capro espiatorio su cui veicolare tutte le frustrazioni dell'opinione pubblica, c'è anche, e io denuncio questo nel libro, Ziganopoli, cioè lo sfruttamento da parte dei professionisti del sociale e di quelle associazioni di pseudo volontariato della situazione di Rom. Queste associazioni che sbandierano lo spauracchio dello zingaro per poi dire ai politici: ecco il mio progetto, autoreferenziale chiaramente, sui Rom. Voi non potete immaginare quanti milioni e milioni e milioni di euro vengono spesi in nome per conto di Rom, ai quali non arriva assolutamente nulla, che vanno a finanziare progetti assolutamente fasulli. Ok? E i campi nomadi costano milioni di euro, con la decima parte di quello che si spende per i campi nomadi, noi proporremmo realmente l'integrazione. Con una minima parte. Allora c'è proprio una volontà, ripeto, politica, però che diventa anche purtroppo sociale, volere questo. Cioè i Rom hanno questo ruolo, devono avere questo ruolo, va bene? Ecco, a tal proposito, qual è il messaggio che oggi vorrebbe trasmettere, a chi è rivolto?
ma a tutta l'opinione pubblica, di superare gli stereotipi, di conoscere realmente la situazione dei Rom, che spesso è drammatica questa situazione, e mi rivolgo anche ai politici, cominciare a pensare in termini europei e di applicare realmente quelle che sono le risoluzioni e le raccomandazioni del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea riguardo i Rom e i diritti dei Rom che vengono violati sistematicamente, e ovviamente dare l'opportunità a questi Rom di poter accedere agli stessi servizi come tutti quanti gli altri cittadini. Certo è che chi sbaglia è ovvio che deve pagare, in quanto persona però, non mettere in evidenza l'etnia d'appartenenza e far pagare a un'intera comunità, a un'intera popolazione, diversissima tra l'altro, composita nel proprio interno, l'errore del singolo. Il singolo deve pagare in quanto persona, singola. Ecco, torniamo invece ad Alexian, quindi Santino Spinelli in arte Alexian. Quali sono i progetti futuri a cui sta lavorando? Ma il 15, è proprio per la giornata mondiale dei Rom, che si festeggia in Europa il 15, e andremo in Slovacchia con l'Orchestra Europea per la Pace, 60 elementi, e quel lavoro che dicevo prima, mentre la musica romanì è stata presa e posta nella musica classica, qui c'è, diciamo, il rovesciamento, il contrario, cioè l'orchestra classica sinfonica che accompagna un gruppo Rom. È questa la prima volta che avviene, con brani miei, di mia composizione, che eseguo insieme ai miei figli, tra parentesi, perché ho i miei figli che suonano, mio figlio Gennaro la percussione, mia figlia Giulia il violoncello, l'altra mia figlia Evedise l'arpa, e sono tutti professionisti, diciamo. Quanti anni hanno? 20, 17 e 16. E quindi niente, giriamo l'Europa e suoneremo davanti al primo ministro della Slovacchia, il presidente della Repubblica, in diretta televisiva. Cioè, io credo che lì sia un momento davvero di alta civiltà. Va bene? E poi il 2 giugno hanno scelto la mia famiglia nella giornata mondiale della famiglia per. Come dire, suonare per sua santità Giovanni Paolo Benedetto XVI, sì. Non ricordavo un altro fatto con Giovanni Paolo II, mi veniva in mente la beatificazione di Zefferino e il Pelé. Nessuno sa che un Rom è stato beatificato da sua santità, per cui il 2 giugno ci sarà questa giornata mondiale in Mondovisione, insieme a tantissimi altri artisti di fama mondiale, ecco, suoneremo io e la mia famiglia per sua santità, e questo, diciamo, è una notizia che ti do in anteprima nazionale, va bene? Bene, ok. Io la ringrazio sicuramente per essere stato con noi, per aver accettato il nostro invito. Assolutamente. Poi magari, è un dovere morale in qualche modo. L'invito, ci sono poche le opportunità per noi Rom di far conoscere realmente questo mondo, al di là, ripeto, degli stereotipi. E vi invito a leggere il libro, perché è un libro che è un lungo viaggio racconto, però su base scientifica ovviamente, per conoscere realmente i Rom nella loro normalità, non perché purtroppo i Rom vengono percepiti come una categoria speciale di persone, in realtà sono esseri umani normalissimi, con pregi e difetti, e ecco, ho cercato di rappresentare i Rom nella loro quotidianità, con la loro lingua, con le loro tradizioni, i loro usi, i loro costumi, la storia che non si conosce, questo aspetto del porraimos, del divoramento, così come i grandi personaggi, ripeto, che fanno parte di questo mondo. Pochi sanno, per esempio, che nel 1920 un Rom è stato insignito del premio Nobel per la medicina, nessuno lo sa, così come un altro Rom tra il 1956 e il 1961 in Brasile è diventato Presidente della Repubblica. Questo cosa vuol dire? Che quando i Rom sono posti nelle giuste condizioni riescono ad arrivare a dei livelli di eccellenza, sono esseri umani, ripeto, che come tutti quanti gli altri esseri umani, se posti nelle giuste condizioni arrivano a livelli molto alti. Va bene. E volevo anche ricordare che fino a quando gli italiani, in America per esempio, quando erano ancora migranti, la politica non ha deciso di integrarli, gli italiani vivevano esattamente come i Rom oggi in Italia, va bene? Discriminati, fortemente discriminati. Quando invece la politica
ha deciso di integrare gli italiani, perché gli italiani, io sento spesso dire, ma no, quando gli italiani all'estero sono riusciti ad arrivare a certi livelli, ce l'hanno fatta, perché no, è la politica che ha deciso di includerli, perché fino a quando la politica ha deciso di escluderli, gli italiani vivevano in condizioni davvero disumane. Allo stesso, oggi questa situazione riguarda i Rom, ma anche gli extracomunitari, quindi noi dobbiamo difendere i diritti di tutti, sono diritti, come dire, sacrosanti, sanciti dalla Costituzione italiana, dalle convenzioni internazionali e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Quindi dovrebbe indignare tutti nel momento in cui un soggetto viene privato del diritto all'esistenza e dei propri, viene toccato, viene colpito nei diritti fondamentali. Va bene? Certo, se questa persona si comporta male, è giusto che paga le sue conseguenze, ma ripeto, non si può e non si deve condannare una popolazione intera. Questo è ingiusto e questo è un crimine. Bene, questa conclusione calza a pennello, quindi concluderei così, anche perché lo spazio a nostra disposizione termina qui. In bocca al lupo. Vi prometto di tornare con la musica, va bene? Con i miei figli e donare quest'arte e questa cultura che tanto ha influenzato l'Europa. Pensiamo al flamenco in Spagna, il jazz manouche in Francia, la Csárdos Orbelbunk in Ungheria, in Romania, in Slovacchia, in Repubblica Ceca, in Russia, nei Balcani. La musica rom diventa musica nazionale. Noi in Italia abbiamo la fortuna di avere questa musica, che è patrimonio dell'umanità, perché l'arte, la cultura e la lingua dei Rom, si intica le manouche e romanichals, rappresentano un patrimonio per l'intera umanità. E questo deve essere un principio che deve diventare patrimonio di tutte quelle società che intendono progredire non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sotto il profilo umano e culturale. Bene. Io vi saluto ancora in lingua romani. Lacio drom, che voi possiate prendere la miglior strada nella vostra vita. Bene, un saluto bellissimo, grazie per essere stato con noi nuovamente. L'appuntamento con Zoom In torna domani con un nuovo ospite e un nuovo argomento. Grazie a tutti, buon proseguimento.